Siamo come di consueto alla rassegna stampa, i titoli dei giornali che vedrete nelle edicole domani. Cominciamo con Tutto Sport, Ranieri vattene, con un uomo in meno dal dodicesimo contro una squadretta da due soldi allenata da un povero pelato, la Juve vince solo in pieno recupero. Se a Catania fanno sta figura da peracottari, cosa succederà allo Stamford Bridge? La sola mossa giusta, togliere Camoranesi e Thiago e lasciare l'arbitro Morganti. Il fondo di Paolo De Paola, rottamiamolo, molto 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 cattivi. Vediamo cosa c'è adesso. Ah, Corriere dello Sport. Totti cattura Bin Laden, era nascosto nel garage di Panucci. Decisiva la soffiata di Spalletti, ora primarie per la leadership di Al-Qaeda, favorito Mozzi. Il fondo di Alessandro Vocalelli, e non scordiamoci che Ilari è sempre una gran gnocca. Bene, la Gazzetta dello Sport, KKKO, l'asso del Milan fermo due settimane, Berlusconi riapre il mercato, in arrivo Camillo Ruini, è svincolato. Il fondo molto intimista di Carlo Verdelli, secondo il medico deve ridurre i cibi col sale. Allora, abbiamo Migliaccio.